la scelta del dottor De Monte è del tutto personale, io non la condivido, ma come non condivido la non vaccinazione di tanti professionisti. Quindi non spetta a me poi entrare nel merito di queste scelte, sono scelte personali, questo però consente a dei professionisti fuori dalla prima linea nel rispetto delle norme di continuare a esercitare la propria professione. Il dottor De Monte, dal quale mi divide tutto rispetto a questa scelta, credo non possa essere messo in discussione sull'esperienza, le competenze, in particolare in un momento che viene considerato importante nella revisione del sistema di emergenza. Ha manifestato lui stesso la volontà di occuparsi di questo, io credo che questa sia un'opportunità che non dobbiamo farci scappare, peraltro anche nel rispetto di quelle che sono le regole, perché le attività di emergenza non vengono svolte all'interno di strutture a contatto con pazienti in condizioni di grave e quindi noi rispettiamo le regole. Che le figure apicali della sanità regionale, che chi ha diretto in tutti questi mesi drammatici il servizio di anestesia e di rianimazione dell'ospedale di Udine si vaccini con un vaccino non riconosciuto dall'EMA. Ci chiediamo che messaggio noi diamo ai cittadini e alle famiglie di questa regione. Non stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci avevamo dati con la campagna vaccinale, nella fascia 60-69 siamo penultimi in Italia come vaccinazioni e questo è l'ennesimo messaggio sbagliato che diamo ai nostri cittadini. Io chiedo all'assessore, chiedo al presidente Fedriga di intervenire, ognuno è libero di fare le proprie scelte, però mi chiedo, forse tutti i cittadini vorrebbero essere liberi a questo punto a scegliere il vaccino ed è un messaggio che non possiamo dare loro e soprattutto mi chiedo come possiamo chiedere alle famiglie di essere responsabili, di vaccinarsi e magari di arrivare preparati anche con i loro figli alla riapertura della scuola se le figure apicali della sanità di questa regione danno questi esempi.